ora. Mino, posso accompagnarti dal dottore tutte le mattine? Ehi. Via Ludmilla da domani mattina, Va ok? bene, va bene. E mi sta la driu, sta qua. E mi sta driu, vedo che mi sta driu, mi sta sempre driu, a metà. Una mattina comunque inizia, adesso ti accompagnerai dal dottore, ti tratti a ben per carità, mi raccomando. Ascoltami. È possibile che sia sempre con telefonini, ma cos'è? Ma badate un c'entra lì, ma io metti basso, Sembra di ascoltami. ospettare, a anche un attimo le robe sue, E ora sta attenta anche domani mattina ti aspetto puntuale, cara mia, perché. Hai No, sette, alle vabbè. 7, perché sai che io sono regolare. Ogni mattina così, 7:30, vago da corpo. Vabbè. 8:15 mi alzo dal letto. Devo fare questo. Tu devi invertire? Abitudini di Ma abitudini! che abitudini sei? Anche mazza! Dopo devo fare questo in bar. Così. Brusni! Non mi dai la caretta, io con te fuori. Frutisni! Brusni e bradasni e frigi! Michele cieco brusni e brusni! Lui mille problemi? No, no, Marco, solo mio papà. Lui molto anziano, io ho detto lui che mi manca tanto. Cosa sai che stava qui? Ma l'unico che mi deve fare. Si vede che non conosciamo la lingua. No, sì, lui sì. No, è autosufficiente. Lui bisogna stare di dietro, dire fai questo, fai quello, aiutarlo e tutto. Non è lavoro per me, non è lavoro per me. Come non è lavoro per me? Cosa pensi di fare con me? E chi è che io vado a fare? Ah, lui ha badante italiana. Non potevi stare a casa tua e ora intendere che dico da dove. È incredibile. Ha badante. Io ho badante, che fa badante per pagare a badante. Sì. È incredibile. Sì, tanto incredibile. E siccome è il meccanico che porta la macchina dal meccanico? Magari non ha tempo. E il notaio che porta la carta al notaio? Magari non ha tempo. E il barbiere che va a tagliarsi i capelli dal barbiere? Beh, no, il barbiere per forza va a tagliare come fai da solo. Il barbiere non riesce, no. Dice notaio. Notaio. No, ma non notaio è prima. Notaio è capelli. Ma sta attento. E Brambilla sta attenta. Ludmilla! Ricorda domani mattina che dobbiamo andare in farmacia, va bene? Sì. Ho finito i pannolini. In farmacia, tra le torri? Sì. Pannolini primi mesi? No, ultimi. Dai, no, no, basta. Che fastidioso che te sei. Ah, mi me godo un pasto vedere stelle, guarda, cioè per me guardare le meraviglie dell'universo è una meraviglia dell'universo. Sì. Sai che adesso mi sto abbonando a che giornale, Sì, di quello che c'è, di gente patia, di stelle. E come si chiama il giornale? Stelle patia. Ah, stelle patia. Stelle patia, guarda che c'è un sacco di notizie interessanti. Tipo, c'è che mi vado in bagno, insomma, stavo dentro anche a mezz'ora a leggere. Io so che te stai dentro mezz'ora a leggere che il giornale. Ma che sì. C'è un sacco di roba che non sapevo, tipo tu lo sai che in te spazio non c'è aria? Neanche dopo che ti vieni fuori dal bagno che ti hai letto il giornale non c'è aria, è mia la novità. Comunque bellissime ste stelle, niente a dire, ma proprio stasera ti dovevi portarmi che sono stata a parrucchiere tutto un coso, ho speso 90 euro. 90 euro? 90 euro. Per farti i capelli 90 euro? Te sai che vago da che la parrucchiera francese molto brava. Ah, parrucchiera francese. Che mazza. Coiffeur. Che coiffeur? I sarà 20 chilometri da qua, i sarà. Coiffeur. Ha 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 ha!